time to get up and let go. Hey, how's it going? Can see your body floating. Salve a tutti amici e ben ritrovati. Salve a tutti amici e ben ritrovati. Scusate, la camera non mi dava brutti segni. Io sono Sviter ed eccoci qui live per una Horror Night, come solito, cioè lunedì e il giovedì, con The Dark Pictures, il capitolo House of Ashes. Un omicidio di massa, tendenza morte in cose misteriose. Ora non ho visto di cosa si tratta questi esseri molto simili a dei pipistrelli o dei vampiri, che non lasciano scampo a chi li incontra. Ma direi, andare avanti, abbiamo tutti i nostri personaggi vivi finora, personaggi principali, quindi andiamo avanti. Bando alle ciance e che la live abbia inizio. Let's go, andiamo. Però niente, without cam. Mi piace più così, mi piace. Allora, siamo qui con noi, mi ha scoperto una specie di antenna radio. E qua sotto che ci sono gli esseri mostruosi. Questa era una promozione che si è bloccata. L'avevamo già vista, se non vado male. Vediamo un poco. Ecco, non sono qui, tolerante, romantico, liberario, cautelante, altruismo e giustificatore. Vabbè. Nelle immagini era questo di qua, sì. Risveglio, no, risveglio non l'abbiamo già visto. Quale forse è questo? Sete. Ecco, abbiamo visto la morte di Nick. Nick ha visto la sua morte. No, abbiamo visto, lui no. E allora cosa dovremmo fare qua? Siamo qui, scendendo la guardia, diciamo, mentre gli altri stanno lavorando nel tempio principale. E siamo qui un po' a girovagare, un po' a scoprire qualche altro segreto. Che poi si importa di capire l'origine di questi mostri. Cosa è successo qui? Anche con gli esploratori che negli anni 50 sono venuti qui a cercare queste storie per conto di Lord Bradshaw, di Lady Bradshaw, scusate. E allora, un numero crescente di reperti riguardanti la menzione di Naram-Sin, un dio sembra della luce, nel domani del Sumero. Questo sermone sul rapporto tra dei e sovrani risale all'epoca mesopotamica, nel periodo della terza dinastia di Ur. Naram-Sin fu un re accadico, nipote di Sargon il Grande, fondatore dell'impero di Akkad. Ecco, aspetta, Naram-Sin era lui, non è il re. Le cose che lo ritraggono come un uomo devoto inclina a onorare i dei. Tuttavia, dalla storia della sua munizione emerge una figura totalmente diversa. In Naram-Sin della leggenda era un personaggio simile a Giobbe, abbandonato dalla divinità e spinto a spirare da una superba furia. La sua blasfemia fu punita da una serie di munizioni con attacco alle tribù montane di Kute, come abbiamo visto, che distrusse il popolo di Naram-Sin. La morale è che l'uomo deve accettare il dolore. E quando misteriosa o inconscibile sia la volontà dei dei. Insomma, questo abbiamo visto prima. E anche se ho visto cosa è successo, in pratica lui ha rubato il tesoro del tempio, poi il suo tempio per... Okay, per ora. Ok. Se attaccano, credo proprio che lo faranno dalla voragine. Sì, ti senti ottimista, tenente? Cavolo, il colonnello perderebbe anche il cazzo se non l'avesse tra le gambe. Benissimo. Vedi il nostro fuggiasco in giro? Salim? No, è andato. Affrontiamo nemici che non conosciamo affatto, di numero indefinito e in territorio ostile. Che culo. Non so per quanto tempo reggeranno quelle porte. La radio è la sola speranza. La sistemiamo e chiamiamo gli altri. Così saremo pari. Ok. Ammesso che ci sia una trasmittente, avrà una portata ridotta. L'unica decisione sensata di Eric in questo disastro... Il supporto aereo. Un vero miracolo. Se riusciamo a lanciare il segnale, i nostri aerei lo capteranno. Dobbiamo comunque trovare il modo di contattarli. Un problema alla volta. Ok, quindi la nostra scelta del supporto aereo ha dato la possibilità di avere degli aiuti. Ma cosa stavo dicendo? Mi ho visto un po' che è successo al re che ha rubato nel tempio, così un altro tempio per onorare gli dei, per chiedere perdono in qualche modo, e poi invece mi è successo. Ha costruito il tempio sopra questo voragine di esseri mostruosi, come sembrava la loro origine. E Stream era uno di quegli arcani che aiutò Nick a sconfiggere un mostro, anche salvato, perché se lui non fermava, il mostro lo vedeva e lo mangiava. Penso così. Però sto di fatto è che l'ho mostrato ai nostri alleati, pensando che potesse essere un altro alleato di noi. Ma il colonnello ha detto: no, dobbiamo arrestarlo, lui è un iracheno, è un nemico. Comunque, il 3 dicembre il Pullman dice che la radio è stata. Vuole tagliarci fuori dal mondo esterno.
Alain ha combattuto, sia lei è responsabile? Personalmente non nutro ancora dubbi, illegibili, ma senza prove tutti sono possibili sospetti. Non rimane che piazza sentinelle illegibili. Ok. Le leggi sono meravigliose. Cioè, per tutto questo effetto, poi una parte che è coperta, solo una piccola parte. Ho l'incidente, ok, ma vorrei andarci dopo, vorrei vedere se c'è altro qui. Mentre i mostri da danno spettacolo, oserei dire. Veramente meravigliosi. Allora. Che c'è sta qui? Altre cose. Questo sembra una lancia. Un guerriero a cavallo. Che sia un segreto forse. Segreto da poeta che incisioni che rappresentano una battaglia tra antichi eserciti. Se vedo la lettera del numero etichetta da categorizzazione. Vabbè, andiamo qui. Che noi più troviamo queste cose, più riusciamo a collegare e capire un po' quello che è successo. Ovviamente pezzi singoli, pezzi singolari non valgono granché, ma così uniti valgono tantissimo per noi. Questo cos'è? Mary. E allora, sto e nome Mary, età, sesso, non ci sono. Da dicembre, saturazione, temperatura, 38, 38 e 1, 38 e 3, 38 e 2. Donta, secondo giorno di contatto con l'entità, quindi lei è stata colpita. Forse la donna che era impalata lì, abbiamo visto prima. Ricordo sempre di andare nel canale YouTube a trovare se di House of Ashes, presto la caricheremo pure lì. Alla CIA di Von Oten, 9 reperti di categorale, vasi di argilla, calice per 4, pipa d'osso, pugnale decorato, statua nuda, seduta, glifo raffigurante una stella, AJ. Ah, ecco, questo è importante. Vampiri. Il Lo campione sapevo, cazzo. no, no, il campione sfida ogni legge della biologia conosciuta. Da quanto tempo queste entità vivono sotto i nostri piedi? Eh sì, si sbriga regolarmente di standard di secoli per nutrirsi di esseri umani. Gli Accadi le conoscevano seppure come ricordo ancestrale. No, 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 no. Porca miseria, perché ha lasciato? Non lasciarlo. Piglialo, giralo. Vai. Ok. Gli Akashi le conoscevano come seppur un intero. Ok, la figura di Pazuzu è chiaramente ispirata a loro. Ipotizzo che i loro attacchi abbiano definito il folklore dell'intera umanità. Un mito originale che permea ogni cultura. Il demone alato, il satiro caprino, il minotauro, il vampiro. Eh sì, noi dentro da varie culture, spero appunto a questi esseri, forse in qualche modo. Comunque, la vera, questo gioco è forse penso diverso da varie. Se abbiamo visto, i vari. Cioè, dal Dark Pictures meno o meno, lì poi eravamo quasi in balia delle droghe che ci davano allucinazioni. Come sembra sia tutto vero. Può essere sia tutto finto, Prendiamoci chiaro. Però, con alcuni sono morti, prendi il sangue, non lo so, non mi sembra siano così irreali le cose. Qui c'è la radio, lì c'è altro, possiamo vedere prima. Mentre fate tutte queste cose, vedere il luogo e vedere oggetti è importante in questo gioco. Penso che l'abbiate capito, va. Alessandria, fake dig site. Erano astuti. E allora, mappa che indica la posizione di un finto scavo nei pressi del tempio. Nessuno sapeva la presenza degli archeologi. Ah, capito, questo di qua. E allora, ma c'è qualcosa che va collegato? Ancora no. C'è questo di qua che è però tutto unito insieme, mancano ancora varie cose. Se tre portano un solo punto. Beato un sito finto per sviare i banditi. Sapevano di Grandissimo. aver trovato qualcosa di speciale. Questo è l'antico romanzo di essere romani, ma non è così. Vabbè. Allora dei rumori. Mi servirà una mano per farla andare. Sembra sia stata sabotata. Perché farlo? Faremo con ciò che abbiamo. Ritornate se c'è qualcuno. Dentro è più sicuro. Bene, sergente. Aia. Mi manca Ti l'accendino. uccideranno, sergente. Sì, il fumo è il pericolo principale al momento. Eh sì, però se dovessi Perché alzo ha evitare. lasciato l'accendino? Ho capito. Che c'è? Niente. Niente. Vabbè,
Allora, quando la fonte si spezza, la Rachel è caduta. Eric ha creduto che Rachel stava frequentando Nick. Comunque, ciao, povero Eric, benvenuto qui in live oggi. Sento parlare, ma... È un segnale fantasma. Anche senza trasmittente riceve qualche segnale. Sono fantasmi. Fantasmi, bene. Ripara la trasmittente. Se riusciamo a lanciare un segnale e contattiamo il comando, saremo già con un piede a casa. Non saprei. Non sono un tecnico. Se ci fosse Merwin, ce la farebbe. Ecco. Non mi dire. Beh, rassegnati. Io mangio ciò a Merwin, che lui era forse quello più esperto di noi. E infatti, salvarlo. Qua c'è Stremi che ci guarda. Perché ha più Stremi? Ha paura? Forse ci vuole aiutare, non lo so. Ehi. Salim, aumenta. Non so. Allora, Salim ha scelto di sparare a Jason. Salim è sfuggito agli americani. Tanto da dar. Penso che se noi non lo facciamo scappare nell'incontro con gli altri, se fa l'incontro con gli altri, sicuramente lui andrà a dare lo stesso, ma appunto. Non è, dice che era fuggito, ma è in grado di darlo. Vabbè, sangue. Insomma, qua un po' possiamo completare nel frattempo. Questo non mi piace. Abbiamo un co però qui mancano tre cose. Moltissime. Salve. Dai, è contento. الكلاب يطلبوا حماية ما نقدرش نسيبهم يجمدوا Ma sei pazzo? احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا اتجننت دول على الديوانة انت ما شفتش الغول في غول هناك هو ده العدو الحقيقي برافو سليم سليم انت اتجننت اسمعني أرجوك اسمعني قتلوا الأمريكان كانوا هيقتلوننا اسمعني أنا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد non solo uno. اخلص وامشي ورايا أنت سامعني خالص لا أنت اسمعني دلوقتي يا إما تمشي ورايا يا إما خليك هنا وتعفن خلاص Io mi starei qui, lo fai morire da solo. Mi si fa tanto lo scalt. muoi l'anac Moi l'anac. E che fa? استنى انا جاي No, Salim, non mi deludere. Ci sono le mostre, noi dobbiamo fare quelle fra noi. Ho quella spada da radio da rompere. Aia. spegnila Abbiamo attirato fai benissimo. funzionare quella trasmittente mi serve tempo Dov'è Merwin ora in questo momento? Ah, era morto. Colonnello, torni nel tempio. Io resto qui. Se ci circondano, tu servi alle telecamere. Qui faccio io. Tenente, io. Ho detto che ci penso io. Presto! E mo? Ecco. Oh! No, vabbè, preciso. È pure contento. Non urlare, che è inutile. Jason. Non farlo. Non muoverti. Già lo si è arreso. Ma è pazzo questo. No, non pensarci nemmeno. Va girato. Solo così si fa fuori quell'idiota. Ma quelli intanto arrivano, vero? Mi sa, mi arrivano qualcuno, arriverà. Coprimi!
Ok. Dai, l'ho preso in pieno, mi... Esplosa rabbia, che vuoi? La guerra questa è. Va. Aggiralo! Slow motion ancora. Non ho visuale libera. Stati giù. Che cosa ti prende? Stai indietro. E mo? Eccoti, coniglietto. Dai, però. Non manca pure, pirla. Eccoti, coniglietto, e lo manca pure. Eccoli. E lui non li vede. Porta! Spingi con la spalla! Presto! Vedo gli iracheni. Siamo Rachel. Se non sono scemi, staranno nascosti. Qui sta per scoppiare l'inferno. Aspetta. Rachel. Aspetta. E arriva lei. Sei viva? No. Avevi dubbi, Marin? Però pensa alla porta, idiota. E mo, scusami, davanti a... Eric. Ok, che sa, però. Allora, Rachel è sopravvissuta alla caduta e ha raggiunto il suo gruppo. Eric ha capito che Rachel stava frequentando Nick. Allora, per quello di prima, ma... Ah, è cambiato. Cioè, in pratica, va bene. Cambio col tempo, capito. Dov'è Eric? Rach. Ah, Rach. E che vuoi tu? Tutto geloso. Ho retto finché ho potuto, ma... La fune... ha ceduto. Non l'ho tagliata, non potrei. Lo so. Lo so. Ma no! Ed Eric è contento, certo che è contento. Oh, Eric ha baciato la Rachel. Sì, sì, gli abbia detto reazione. Io lo diceva, sicuro. Ma non volevo questo. Mettiamo, lo so, quando è dolcezza e basta. A posto. È lui romantico. Nick si arrabbia. Però lo intenta più romantici. A lei è romanticismo, non lui. È lui, vero? O ci penso. Capisco, tu non sia sveglio, Nick, ma avrai intuito di che parlo. Scopi con lui, vero? Oh. No, Eric, no. Beh, tutto qui. Fermatevi! So che è lui, Rach. Lo so. Stai indietro prima che alzi le mani. Colonnello o non colonnello? No, Nick. Ho solennità. Ero stanca di aspettare. Ho comprensione. Ma andiamo sulla comprensione. Ma non di cuore ormai, va. Volevo aspettarti, Eric. Ho tentato, mi spiace. Situazione con Nick. Ah sì, però è sceso, però anche lui è alto, penso. Jason un po' giù. Nick e Sam sono gli stessi. Fedele sempre. Sempre Fidelis. Hai resistito. Comprensione. Io no. È bello vederti. Non ci speravo. Chi altri ce l'ha fatta? Cazzo. Merwin è morto.
I mostri hanno preso Choi. Clarisse. L'ho uccisa io. Cosa c'è? Quelle cose sono entrate dentro, no? Di serietà stavolta. Clarisse era infetta. Quelle creature le sono entrate dentro. Non potevo rischiare. Ho dovuto abbandonarla. Che non ho visto Choi. È ancora là fuori. Non è più Clarisse ormai. Si stava trasformando davanti a me. Ci credo. Stessa cosa con Joey. Appunto. Mi sa che sono arrabbiati. Sei armato? Sì, la pistoletta, vedi, certo. Di non sprecare colpi. Bene! Ora torniamo nel tempio! Qui c'è incendio, mi sa. Non perdiamo il generatore! Senza, siamo al buio! Mi serve aiuto! Quei mostri non devono entrare! Sono già dentro! Dobbiamo respingerli avanti! Non mi interessa se hanno l'invito! Mi sa simpatia. Tieni la porta! Io penso al generatore! Quello lì è morto. Ci mancava questa. Lo so. Ti capisco. È distrutto tutto, ciao. Il posto è minato? Non abbastanza. Eh sì, è stato un bello spettacolo. Ti capisco. Ok, siamo Eric. Dai, Eric. Questi bastardi hanno proprio voglia di entrare. Quel generatore ci serve acceso o siamo morti. Sì, bravo Eric. Non reggerà morto. Non vi vogliamo. Andatevene. Dai, così Eric. Con la forza del cuore. Grandissimo. Ero Eric, dai. Non sapete fare di meglio. E non li sticare. Oh merda! Stanno entrando! Questi sono peggio dei topi di fogna! Ok, cambio di nuovo, ma giustamente battute scontatissime, direi. Ora stiamo a Rachel. E che fa lei? Ok. Generatore del cazzo! Dai un calcio, esatto. Funzionerà. Ehi, ha funzionato veramente! Sabigliante! Vabbè. Io dico che ora è il momento di andarsene. Ci sono obiezioni? No. Sfondano il perimetro! Se hai qualche idea, forse è il momento di usarla! Andiamo, andiamo. Ci deve essere un modo. Aspetta. Sì! Ok, usiamo le catacombe. Dobbiamo scendere. Giù. Guarda che l'uscita è dall'altra parte. L'alternativa è morire intrappolati qui. Spostarsi alla porta est. Guarda che arrivati. Lei che fa, ritirati o sparire, perché visto che lei moriva se andava prima. Caparbietà, ok, lei c'è stato Nick, vabbè sì. Non è stata una grande idea, Rachel. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, Rachel. Dai, Rachel. Dai, Rachel. Non mi deludere. In testa.
Fai così. In faccia. Sentiamo tutto. In faccia. Non muoiono.